Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Farm Manager 2021. Il gioco è in uscita il 6 di maggio, io adesso lo sto provando qualche giorno prima il rilascio ufficiale, quindi non so dirvi ancora il prezzo. Ovviamente questo è il seguito di quello che era Farm Manager 2018, uscito ad aprile del 2018 per l'appunto, e che è un gioco pressoché simile. Costava $19,99 ed era uscito anche un DLC Brewing and Wine Making, quindi la possibilità di creare viti, insomma, di produrre vino e birra. In pratica era un piccolo DLC ed è un gioco che aveva riscosso delle valutazioni nella media, insomma, quindi aveva anche le sue criticità. Andiamo a provare invece questo nuovo. Inizio subito col dirvi che questo non sarà un video dove esploreremo tutte le features del gioco, ma lo vedremo all'inizio della campagna, e soprattutto vi darò giusto le basi e vi farò vedere tutti gli edifici costruibili in modo che possiate decidere se acquistare o meno questo titolo. Il gioco ha un tutorial che dura circa una ventina di minuti, vi spiega tutte le basi, ha anche una modalità scenario dove potete andare a vivere diverse partite da... magari una focalizzazione più sull'espansione ittica, quindi i pesci oppure campi di grano, insomma, oppure la libera dove parte normalmente. Noi iniziamo la campagna, che è la partita, la funzione principale di questa partita, e andiamo a vedere. Posso riassumervi il gioco in poche frasi, in poche parole? Beh, se vi è piaciuto tantissimo Catalan Crops, ma lo reputate magari troppo lento, troppo lungo, ma vi piace quello che fate, questo è il gioco che fa per voi, perché gestirete in grande quello che si fa su Catalan Crops: gestire, parcheggiare i mezzi, assumere i dipendenti, farli lavorare. La campagna è guidata, quindi abbiamo tutta una storia di un progetto dove l'azienda ha recentemente acquistato quest'area, va bene, ok, e ci vengono date diverse missioni da fare, da compiere. Tenete a disposizione questa casa, un comodo letto, un piccolo magazzino, un parcheggio. Sì, perché adesso qua avete la possibilità di vedere tutto quello che avete all'interno. Non so se anche nel 2018 c'era questa componente qui bio, ma potete decidere di dedicarvi alla produzione di prodotti biologici. Allora, la campagna è interamente basata comunque anche sui tempi. In pratica, quando finiamo il capitolo prendiamo tot soldi, se completiamo le varie cose in tempo ne prendiamo altri. Qua abbiamo, con la spesa di 2400 crediti, che sono questi farm credit, farm euro, andiamo a ripararlo. Col tasto 1, 2, 3 potete regolare, qua in alto vedete il tempo di costruzione. E questa è fondamentalmente come funziona la campagna, e pian piano andate avanti, il gioco vi guida pian piano in quello che è il gioco base. Ora vi faccio vedere la modalità libera, nella quale andremo a vedere più aspetti, andremo a vedere quali sono gli edifici previsti dal gioco, quali sono i mezzi, insomma non sarà facile. Allora, qua abbiamo la nostra casa padronale e magazzino, in pratica dove possiamo appunto acquistare macchine. Abbiamo, se non sbaglio, due parcheggi per poterci mettere, acquistare ancora più terreno. Vedete che possiamo espandere la mappa di gioco, possiamo migliorare l'edificio, quindi aumenta le dimensioni, possiamo acquistare una serie di mezzi, qui li vediamo tutti, qua divisi per tipo di trattore, mieti, trebbia, le testate, quelle che si attaccano di fronte, e vi dice tutto il gioco, vi dice anche per cosa, oltre alla descrizione che già li spiega, potete vedere tutte le colture per cui sono dedicati, e potete decidere anche in alcuni casi di acquistarli anche usati, con un'usura di un tot percentuale. Io credo sia usato 99 di residuo, insomma, quindi li pagate meno. In questo caso vedevo che qua c'era un usato a bassissima qualità, 51%, quindi insomma di cose usato 26, lo pagate veramente a prezzo pieno 3000, usato 757, scusate. Potete acquistare e vendere le cose.
gioco poi si divide, vabbè, questa è una enciclopedia che non c'è, le mail con tutti i messaggi, questa è la sezione in cui potete andare a vedere la mappa, no, a livello di irrigazione, qualità, crescita e poi vedere gli edifici dedicati ai dipendenti, la produzione degli animali, magazzini, irrigazione, garage. E qua molto importante l'avviso. L'avviso mi ha salvato perché il tutorial ha una piccola criticità, perché probabilmente magari è un problema mio, però non mi aveva specificato proprio di dare da mangiare i nuovi edifici di animali, in pratica stavano morendo, se non lo leggevo lì il tutorial non lo completavo. In questo caso si parte con 1 milione di euro e che cosa bisogna fare? Bisogna andare a iniziare a produrre qualcosa. Vi faccio vedere, perché è lo scopo di questo video, metto in pausa, farvi vedere che cosa funziona. Come funziona, scusate. Qua vedete il trend di mercato, che cosa sta guadagnando, cosa di valore, cosa sta perdendo. Abbiamo il tempo, quindi ci viene detto quando inizierà l'inverno. Infatti le temperature adesso ad aprile poi aumenteranno. Col passare della giornata, anche accelerando, le temperature in genere aumentano, andando verso il mezzogiorno, poi ricalano, poi verso il tramonto e la notte. Piove, ecco. Andiamo a vedere ora gli edifici. Qua possiamo costruire un campo. Quindi magari è la prima cosa che andiamo a fare, insomma, un campo. Possiamo mettere un campo qua. Un campo che poi cliccandoci sopra, vedete questo menu radiale, vi mostra che cosa potete farci. Potete dargli un nome, potete vedere lo stato di salute del campo, lo stato di irrigazione dell'acqua. Qua vedere più dati ancora. Vabbè, in sintesi questo è quello che possiamo fare. Si può scegliere che cosa andare a farci manualmente o meno. In questo caso, vabbè, non facciamo nient'altro. Questo è il campo. Queste invece sono le strade, quindi possiamo mettere strade a doppio senso, asfaltate, sentiero di ghiaia, quindi le classiche sterrate. Questo invece è un menu interessante perché ci dà accesso a diverse cose. Accesso all'acqua per l'irrigazione, un silo piccolo per lo stoccaggio del grano, abbiamo l'edificio dell'apicoltore, quindi possiamo darci anche all'apicoltura. Il silo medio, il deposito di letame, il pollaio piccolo, l'allevamento di struzzi piccolo, il deposito per insilato, cosa che magari andiamo a piazzare subito, magari lo mettiamo di qua. Poi vi faccio vedere, vi spiegherò il motivo. Vabbè, il pollaio, la pompa idrica, la serra, abbiamo il pollaio grande, la grande serra, l'allevamento di struzzi grande. Struzzi non c'erano prima. Produzione di semi piantine, ricavare semi piantine dai raccolti, quindi aumentare esponenzialmente i nostri campi. Il vivaio di pesci, interessante anche quello. Abbiamo un silo grande da 5 tonnellate, la stalla piccola, il porcile piccolo, il fienile che ci permette di stoccare un certo tipo di materiale, in questo caso il fieno, il magazzino che è generico, insomma, perché il magazzino principale è casa nostra. Quando noi produciamo qualcosa, poi viene messo lì. Una volta che è pieno, diventa qua. Va qua, scusate. Questo è un parcheggio. Il parcheggio è molto importante. Infatti, col tasto R possiamo ruotarlo e lo mettiamo qua vicino a casa perché ci si va a parcheggiare poi i mezzi. Nota di svantaggio, diciamo che si parte con fin troppi soldi, secondo me. Comunque, continuiamo. Continuiamo perché gli edifici non sono finiti. Abbiamo la stalla media, il porcile piccolo, la rimessa piccola. Ecco, la rimessa piccola è chiamata così, ma vabbè, sarebbe una coltivazione, allevamento di capre e pecore. Dobbiamo pensare, beh, abbiamo la clinica veterinaria perché è molto importante, perché quando abbiamo un animale che sta male dovremmo selezionare l'edificio e mandare il veterinario lì. Costruendola invece praticamente viene inviato in automatico. Qua abbiamo il garage, quindi aumenta la durevolezza dei macchinari, la durability dei macchinari e ha 6 posti all'interno come parcheggio. Abbiamo il porcile grande, la rimessa media. L'officina meccanica, quindi la manutenzione delle macchine, molto importante. Guardate anche il costo, ci costa 50 di gestione al mese più 25.000 di acquisto. La stalla grande, abbiamo, ecco, questa è un'altra cosa importante, la casa per i lavoratori fissi e la casa per i lavoratori stagionali. Abbiamo la centrale eolica perché dovremmo anche fornire alimentazione alla nostra fattoria. Ah, ecco qua vedete
le parti, diciamo, di parcheggio. Dovremo tirare i tralicci e quindi alimentare bene la nostra fattoria. I lavoratori stagionali e fissi. I fissi li paghiamo tutto l'anno, quindi anche quando d'inverno, magari se non mettiamo qualche tipo di lavoro, i lavoratori fissi rimangono lì, dormono lì e vengono pagati. Gli stagionali invece ve la costruisco per farvi vedere come funziona, perché è molto interessante, in quanto adesso abbiamo speso 40.000, adesso viene costruita, cosa carina che comunque devono costruire, non finisce lì insomma e compare subito, per quanto sia una costruzione molto molto veloce. E manca alimentazione, ok, quindi cercheremo di capire adesso come alimentarla. Vi voglio finire di far vedere gli edifici, che sono veramente una fucilata assurda. Andiamo avanti, eravamo rimasti qua, abbiamo il mulino, consente la trasformazione del grano in farina, abbiamo il mattatoio, la macellazione degli animali, la produzione del latte, del latte in formaggio, lavorazione della frutta per fare le varie confetture e cose secche, abbiamo la lavorazione della verdura, quindi ci fa la polpa di pomodoro e le varie cose, le vedete lì, è tutto chiaro, tutto spiegato. Lavorazione della verdura abbiamo visto, abbiamo cibi surgelati, quindi vari pesci e frutta surgelata, abbiamo l'olio vegetale, quindi la possibilità di coltivare diciamo le olive, recinto, e qua abbiamo tutte delle fioriere varie. Qua abbiamo il palo elettrico e il trasformatore elettrico, quindi in questo caso io costruisco un trasformatore elettrico che mi alimenti tutta questa zona qua, che colleghiamo lì, ok, e qua dovremmo aver risolto il problema dell'energia elettrica, infatti vedete che scompare. E poi non so dirvi ancora se effettivamente la pala eolica influenza, magari ci fa pagare meno, comunque... abbiamo fatto la casa dei lavoratori stagionali, qua vedete che potete andare ad assumerli scegliendo la data d'assunzione e la data di fine contratto, quindi qua siamo al 5 di aprile, io li assumo dal 6, scusate che metto in pausa, assumo dal 7 fino a, non so, nel tutorial mi faccio fare fino a ottobre, potete scegliere quanto dare e qua vi dà la percentuale di assunzione, quindi potete dargli paga massima e così ho quante ore settimanali, io gliene do 178 176, perché comunque va bene e così finisce lì. Allora qua abbiamo invece il mercato, è importante perché ci permette di acquistare degli oggetti vedendone anche l'evoluzione dei prezzi sul mercato, la quantità di acquisto, la possibilità di vendere le merci che abbiamo prodotto e così via. Qua abbiamo invece tutta il riassunto, le schede dei nostri dipendenti che abbiamo i nostri mezzi, i campi, scusate, questo è il campo che abbiamo, questi sono gli animali, le produzioni che abbiamo un deposito di insalato, volevo dire, e qua invece abbiamo il mercato dove possiamo acquistare le cose. Allora, praticamente io vorrei andare al mercato e vedere se ho la possibilità di acquistare. Vediamo un attimo se c'è qualche semente. Voglio comprare l'erba per piantarla di là, nel giardino, nel campo che abbiamo aperto. E vedete che qua abbiamo seme di cetriolo, il cetriolo bio, che costa praticamente parecchio di più per la produzione bio. Dovremmo cercare un attimo, vedete, potete anche cliccare trascinare, avete diverse cose. Devo capire dove fare l'erba, ribes nero, c'è veramente di tutto. E vediamo un attimo, qua vedete abbiamo la possibilità di acquistare già l'insilato già pronto, la frutta e verdura, i cereali, l'agrochimica, quindi le varie cose, antifungo e cose del genere, i semi. Se io scrivessi erba, vedete che me l'acquista, erba, prodotto biologico o erba normale. Io voglio comprare l'erba biologica, scusate, ne compro, facciamo 200, e l'acquisto. A questo punto l'erba viene ordinata e mi verrà consegnata direttamente al magazzino nel giro di qualche tempo. L'erba poi la semineremo qui e per farlo avremo bisogno di mezzi che andremo a comprare.
e assolutamente anche di lavoratori. Quindi vediamo un attimo se riusciamo a prendere qualcuno. Qua abbiamo la possibilità poi di comprare i mezzi, devo capire bene quali mezzi prendere, quindi si può andare sempre qui nel dubbio e andare nei campi a vedere un trattore, aratro, motocoltivatore, espandi concime, cliccandoci sopra lo possiamo già comprare, compra, e lo parcheggio nel parcheggio e mi fa scegliere dove, vedete adesso sotto lo parcheggio. Mannaggia, non me lo fa parcheggiare. Okay. Fammi vedere se lo ha preso. Mezzi, no, non li ho presi. Allora, voglio comprare questo. Potete prenderlo anche in affitto per 2000 euro al mese, ma... Scusami, ma vorrei... Questo è un piccolo bug, credo, perché... vabbè, facciamolo così, va. Vado a comprare il trattore. Normalmente vabbè, faccio così, poi andiamo a mettere anche la falciatrice perché ci servirà per falciare appunto l'erba, quindi parcheggio 1 lo mettiamo qua, che poi andando a prenderlo lo spandi concime. Io li compro un po' tutti i mezzi. Comunque li appoggio lì. E che altro mi serve? Rimorchio con acqua. Ok. Dovremmo fare un altro parcheggio. Però insomma questo è quello che si fa. Ah, intanto è arrivato un lavoratore. Quindi qua c'è un grosso ricambio. Non abbiamo modo di... ad esempio... non so, prendiamo la casa dei lavoratori fissi, la piazziamo qua davanti e vediamo un attimo, poi decidiamo noi chi assumere in base anche alle abilità e quello che ci chiedono. Allora, intanto possiamo vedere che ci hanno depositato l'erba biologica, quindi possiamo andare a piantare le cose. Quindi si va nel campo, si guarda il campo. Possiamo dirgli di consenti il lavoro manuale, consenti l'uso dei mezzi, fine. Quindi praticamente qua abbiamo la possibilità di iniziare a trattare. Adesso dovrei... qua assumiamo e assumiamo un po' di gente. Vedete un po' quello che potete dargli, è gente che comunque... in base a quello che sanno usare. Questo è abile nei frutteti... questo abilità a usarle, ma io adesso sceglierò a caso perché ovviamente vi sto facendo vedere, vi sto illustrando quello che è il gioco, quindi li prendo un po' a caso. Elenco dei dipendenti sono questi, vi dice che cosa sta facendo, le varie competenze, un po' come in tutti i giochi gestionali, un po' alla Rimworld. Qua mi dice assegna un dipendente, deposito per insilato, mostra il deposito per insilato, vedete cliccandoci sopra c'è assegna, io assegno Alessio da Mula, quindi praticamente lui andrà a riempire. Devo cambiargli la produzione e dirgli dall'erba biologica che io produco producimi un insilato biologico, perché voglio creare un insilato di alta qualità per due cose, o venderlo o alimentare gli animali che poi a loro volta magari mi produrranno qualcosa. Quindi voi potete andare nel deposito per insilato, non lo abbiamo, sì lo abbiamo, sì, vabbè, dimenticati quello che abbiamo detto, ce l'abbiamo, no è giusto, rilassati. Allora potremmo decidere di organizzare come meglio crediamo il nostro campo, insomma. Adesso potete cliccando in mezzo scegliere che cosa fare. Io voglio fare bio, quindi erba, sementi di erba, e vado a piantare i sementi di erba. Quindi avremo tutta una serie di procedimenti che i nostri amici andranno a fare. Perché lo stanno facendo così come dei pazzi? Perché non ho l'aratro. Quindi io se vado su qua e guardo l'andanatore, no, l'aratro, posso decidere di acquistarlo. E dato che posso ruotarlo, credo, sì, lo appoggiamo qua,
No, qua, ok. Dato che c'è, loro non c'era prima, lo stavano facendo a mano. In realtà il trattore, la possibilità di collegare il trattore all'aratro c'è, e quindi l'avrebbero fatto col trattore, ma va bene. Intanto qua mi sta dicendo che c'è qualcosa che non va. Nessun deposito per insilato, magazzino. Questo. Sì. Vabbè, insomma, adesso andiamo a farci anche un magazzino, perché il magazzino è stoccaggio del grano, grano, il letame, il fienile, facciamo un magazzino. Ok. Un'altra cosa molto importante è il centro logistico, che praticamente non ho ancora capito esattamente come funzioni, però ci permetterà, eccolo qui, al personale di accedere automaticamente ai mezzi. Quindi vabbè, lo costruiamo lì, ci costa anche un botto di soldi, perché 50.000, però ecco, ogni lavoratore è pagato ovviamente la paga che ha, ma ha anche una barra verde sotto, due barre della verità, con la motivazione e la forza. Una volta che loro finiscono di lavorare, è perché la loro barra dell'energia è finita, quindi dovremo essere abili noi a stabilire che cosa fargli fare. I lavoratori stagionali, appunto, vedete, adesso sono aumentati, abbiamo dei requisiti, e chi se la sente viene, va via alla fine del contratto, insomma, e quindi vabbè. Ogni mezzo ha un costo mensile, quindi qua manca l'energia, quindi andiamo a metterla. Palo elettrico, che in teoria dovrebbe partire da qui, fare il giretto fin qui. Ok, dimmi che hai finito, che ti va bene così, se no ti metto un trasformatore. Sì, dai, ti metto un trasformatore. Tech, ok. Tecnicamente adesso dovrebbero iniziare a prendere anche il trattore. O magari hanno iniziato il lavoro così e non hanno intenzione di farlo. Comunque, voglio finire. Vedete che adesso, per non saperne leggere né scrivere, sto iniziando a capire. Motocoltivatore Ester, quindi lo voglio comprare. Acquista, parcheggio. Lo voglio parcheggiare qui. Poi voglio costruire un altro parcheggio, perché è importante per me. Poi vabbè, magari mi faccio una strada dietro, in modo da non intasare la strada principale. Onestamente non mi ricordo adesso dove era il parcheggio, però lo cerchiamo. Eccolo lì. Mettiamo un parcheggio anche da questa parte, in modo che continuiamo a produrre. Ah, scusate, continuiamo a comprare la seminatrice. Ok, dobbiamo seminare. E la mettiamo qua. Seminatrice. Perché poi vedete che qua ci sono macchine in magazzino, ci vengono mostrate. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Il campo è completamente arato in questo momento, quindi tecnicamente vedete adesso vanno un dipendente è andato, che è lei, Chiara Celentano, va e inizia a lavorare in modo ben più efficiente rispetto a prima. Adesso poi metterà via e andrà a seminare. Tutto questo fino a quando avremo mezzi in grado di farlo. Lo spruzzatore, ovviamente questo non lo facciamo perché non abbiamo comprato nulla per poterlo fare. Altra cosa che si può fare è andare a prendere degli animali. Vogliamo fare un pollaio piccolo? Facciamo un pollaio grande? Non l'abbiamo ancora sbloccato, dobbiamo fare il corso di formazione. Va bene, sì, è vero, questo me lo ricordo, c'erano i corsi di formazione da fare. Devo capire dove, perché qua al momento non mi sta segnalando nulla. Ci sono i corsi di formazione da fare, vedete che ci dice per i coltivatori di animali, e quindi vabbè. Questo è come funziona invece il pollaio, quindi praticamente abbiamo, vabbè, non abbiamo elettricità. Assegniamo uno dei nostri dipendenti a caso, e poi ovviamente non dovete farlo. Una volta che l'edificio diventa attivo, scusate che lo piazzo qua,
e lo faccio comunicare con questo. Un po' brutto da vedere, ma va bene. Una volta che diventa attivo, abbiamo la possibilità di comprare, possiamo decidere cosa prendere. Le anatre, le oche, le quaglie o le galline, i polli. Compriamo polli. A questo punto noi possiamo scegliere che cosa dargli da mangiare, usare il cibo biologico o meno. Possiamo scegliere di dargli da mangiare, dovremmo, quello che ci dice il tutorial è di ricordarsi di diversificare. Quindi possiamo dargli il mais, oppure la soia, oppure la patata, oppure i girasoli. Vedete, qui possiamo scegliere più cose da dargli. In questo caso io voglio dargli l'avena e il mais. A questo punto l'avena o il mais o ce li compriamo al market, quindi non qua, scusate, ma andiamo qua e compriamo avena biologica o no, perché non ho scelto biologica, io ne compro 100. Ah, costruisce silo piccolo, sì, un silo piccolo faccio qui, ok, questo non me lo ricordavo. Allora, scusate, avena. Compriamo silo piccolo, infatti adesso ce lo fa prendere, 100. E poi il mais, quindi mais, e ne compriamo 100. A questo punto abbiamo comprato abbastanza mangime per dare da mangiare appunto alle galline. Adesso, una volta che il mais e l'avena arrivano, vengono dati e ci verrà mostrata anche la qualità del cibo. Adesso stanno scaricando qualcosa, quindi vedete che intanto sta arrivando un po' di roba anche in magazzino. Tutto un comune, ok. Infatti qua ci dicono che non stanno mangiando. No, adesso vedete che è salita la qualità del cibo perché hanno consegnato il cibo. A questo punto loro inizieranno a produrre le uova. Ora vedete, 10 uova abbiamo, dovremmo averle già in magazzino, o a breve le dovremmo avere in magazzino, insomma, però qualcuno dovrà andare a raccoglierle. Infatti è aumentata adesso la qualità perché hanno consegnato anche quello che mancava. Quindi qua all'interno sì, 85 di mais, ha messo tutto insieme, l'avena e il mais tutto lì. Ora calcolate questo, dovete fare soldi, dovete andare avanti col gioco, questa è la modalità libera, poi la campagna invece è un po' più guidata, c'è la storia, insomma, sbloccate man mano tutto, ma calcolate questo, noi abbiamo iniziato la produzione di erba adesso accelero un pochino, qua siamo bloccati, coltivato, no, dobbiamo aspettare che cresca, credo. Allora, intanto vediamo, poi adesso vi spiego, Spruzzano, andanatore lo compriamo subito. Rastrellare l'erba, ecco, quella è molto utile perché ci permette di distanziare i fili d'erba e renderli più agevoli. E poi il rimorchio autocaricante, che anche questo è una cosa utilissima che abbiamo visto con Catalan Crops. Quindi, come vi dicevo, se Catalan Crops vi è piaciuto ma lo reputate un po' troppo solitario come gioco, qua fate tutto con la vista dall'alto. E come vi dicevo, noi abbiamo il pollaio, possiamo decidere di acquistare sistematicamente il mangime e far produrre alle galline le uova che adesso abbiamo in magazzino, oppure a nostra volta fare dei campi che producono l'avena, il mais. E a quel punto ci conviene? Sì? No? Provate, perché avete comunque i vostri lavoratori che pagate, quindi se il fatturato che vi dà le uova, ed è la figata di questo gioco, che vi danno le uova, sono superiori comunque alle spese di lavoratori e campi, vi conviene. Le uova, che farne dopo? Le uova le potete vendere, quindi andando al market, facendo vendi, abbiamo le uova, le vendiamo, 491 euro, dollari, farmer, quello che è, le vendete, oppure costruite altre industrie di fabbricazione alimentare. Di sicuro l'erba, adesso volevo vederla completata, ma vediamo se c'è un altro avviso, nessun deposito per risorse, paglia, non è il magazzino, è il sito corretto, erba, prodotto biologico. Sì, ma quindi prodotto erba
Sì, no, va bene, va bene, va bene. Però non ho comprato l'erba biologica, o sì, non mi ricordo più. Sì, ho comprato l'erba. Vabbè, insomma, qua abbiamo fatto un errore, credo. Perché questo dice che non... Devo produrre l'insilato prodotto biologico. Cambia la produzione. Boh, non lo so. Qua il campo si è fermato e dice che è coltivato, quindi bisogna aspettare la fine. Intanto il furgone va col centro logistico e continua a dare da mangiare alle galline che stanno continuamente producendo roba. Ora, non so perché il campo qui sia fermo. Ma... Beh. Però il campo è ben bagnato perché sta piovendo, insomma stiamo aspettando la crescita. Ci sono un sacco poi di altre cose che si possono fare e volevo dare un'occhiata come ultima cosa anche a quello che è i semi. Allora, albicocco, ciliegio, lampone, pruno. Il melo, la patata germogliata, pepe rosso, cavolo, pomodoro, fragole, ribes nero, pianta uva spina, cetriolo, pero, cipolla, colza, mais, due tipi di mais, spinacio, le sementi di erba, semi di avena, semi di anguria, barbabietola da foraggio, carota, canapa, girasole, semi di grano, lino, lupini. Orzo, pisello, papavero, prezzemolo, segale, sorgo, soia, zucca. Questo è quello che si può coltivare qui nei campi. Non so dirvi poi se il frutteto abbia, cioè se sia possibile fare anche vino o altre cose, ma mi pare di no al momento perché non c'è produzione, non ho visto semi di quel tipo lì. Però vedremo. È sicuramente un passo avanti, hanno aggiunto comunque alcune cose. Il gioco è sempre molto bello, spero lo aggiornino e rilascino tanti DLC perché comunque il gioco non è male. Ovvio, non è secondo me quel gioco che magari vi porterà 1000 ore, a meno che non siate dei fanatici dell'amministrazione. La cosa bella appunto è che qui potete andare nell'amministrazione e vedere quello che avete, il budget previsto, insomma i salari mensili, adesso voglio ritornarci perché ho chiuso la finestra. Vedete i salari mensili, le spese, l'importante è che le spese siano inferiori ai guadagni, se no abbiamo comunque speso quasi la metà del milione che avevamo. E quindi sì, lo piccolo, cioè tutte le spese che abbiamo avuto sono queste. I dipendenti che abbiamo sono questi, sono veramente tantissimi. Questi sono i campi. Priorità gli dico alta, dice che è coltivato, qua dice di mettergli vari antinsetti, quelle cose lì, ma ovviamente non ho comprato nulla. Gli animali col pollaio, 10 galline, una persona che se ne occupa al 100%, il magazzino quindi non è male. Qua l'elenco degli animali che si possono avere, addirittura anche il cervo. Panoramica, animali malati, 1, abbiamo un animale malato? Abbiamo un animale malato, polli. No, stanno bene qua. Dai, 32 uova in media raccolto. Qua abbiamo le industrie col deposito per l'insilato. Abbiamo i mezzi con la manutenzione che si può andare a fare, ma ovviamente non c'è. Non abbiamo l'officina. Il magazzino, eccoli qua i corsi. Corsi che si possono andare a spendere, ad acquistare per potenziare gli edifici costruibili. Ci costano tot e ci richiedono tot giorni. Ma intanto volevo andare a vedere questa schermata qui. Vedete che abbiamo la possibilità di rinnovare, di riparare o di rivendere i vari mezzi che vengono usati e quindi consumati dai nostri dipendenti. Spero di essere stato abbastanza chiaro sulla presentazione di questo Farm Manager 2021. Ringrazio ancora il PR che me lo ha fatto avere in tempi rapidissimi perché ci tenevo davvero a portare un video di questo tipo. Rimango comunque disponibile magari per provarci una sera in live. Con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.